Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Vlog. Oggi sono qua a fare un unboxing stupendo perché CG Entertainment, c'è Kigori, mi ha mandato un po' di film e cioè alcuni sono delle cose che non ho visto e altri sono dei cult incredibili. Andiamo un po' a caso. Questo è il pacco, l'ho già aperto, però non ho tirato fuori nulla. Partiamo da La Settima Musa. Io devo decidermi a scartarli così non c'è il riflesso. Vediamo se c'è meno riflesso. Finché io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima stampa, ormai 2 anni fa, devo dire che è un buon film, è un film girato bene, con tutta una storia dietro da capire. È un film, diciamo, un horror investigativo, nel senso che ci sono delle cose, degli enigmi da capire. Non è particolarmente spaventoso, non mi ha colpito come mi aveva colpito Rec, che è insomma il suo film più famoso. Tra l'altro uno stile molto diverso da Rec. Vabbè, Rec è un found footage con la camera tutta traballante, insomma c'è quello stile lì. Invece questo è un film più classico, con una regia molto molto elegante, molto molto pulita, molto d'autore, molto bella. Buone le interpretazioni. Vabbè, ma che sto a fare la recensione di tutto quello che mi ha mandato? Tra l'altro, curiosità un po' nerd, nel film c'è una particina anche per Christopher Lloyd, che è Doc di Ritorno al Futuro. No, ragazzi, questa cosa qua è veramente fenomenale. Adesso io non mi ricordo bene i prezzi, ma i prezzi dei film sono abbastanza bassi. E questo qua ha 1, 2, 3, 4, 5 film Zombie Collection. Ci sono 5 film, diciamo, tra i più rappresentativi del cinema zombesco italiano, che è un cinema che veramente ha influenzato tantissimi registi in tutto il mondo. Quindi veramente stiamo parlando di cult. All'interno troviamo Zombie Holocaust, Zombie 2, Zombie 3, Killing Birds e After Death. Tra l'altro dentro ci sono anche tutti gli extra. Bellissimo, bellissima, bellissima, bellissima. Vi metto tutti i link in descrizione per comprare i film. Qui abbiamo Wolf Creek, Wolf Creek 2. Allora, Wolf Creek è praticamente un torture porn. This is a knife. Ispirato a fatti realmente accaduti. Questa è una cosa abbastanza angosciante. Dei poveri turisti vengono aggrediti da un pazzo e non se la passeranno benissimo. La storia poi si ripete comunque nel 2. Devo dire che comunque è ben fatto. Poi questo mi ha incuriosito molto, perché quando mi hanno detto ti mandiamo questo film, ho detto subito sì, perché è un film italiano. E io appena c'è un film nuovo italiano, horror o thriller, si chiama Respiri. Aspettate che lo apro. Sappiate che i miei DVD sono tutti sbavati. Si chiama Respiri. Insomma, ha girato un pochino di festival e ha avuto diversi riconoscimenti come miglior film, miglior attore, miglior opera prima. L'attore Alessio Bonis pare sia molto bravo. E il film è di Alfredo Fiorillo. Sono curioso perché io al cinema italiano do sempre una chance. Capisco le difficoltà, economiche, ma non solo economiche, anche politiche, perché poi farsi distribuire, andare in sala, è tutto molto difficile, quindi cerco di essere sempre molto attento. Quindi ho detto sì, subito, mandatemelo perché lo voglio vedere. Speriamo sia bello. Poi, Le origini del male. Questa volta è tutto vero. È un film comunque di esorcismi. Diciamo che per chi ama il genere ci sta. Io non sono proprio un amante del genere possessioni e fantasmi. Però quando fanno dei film, per esempio io sono un amante degli zombie, quando fanno film sui zombie a me va bene tutto. Proprio, cioè più ne fanno più sono contento. Quindi lo stesso può valere per voi. Se siete amanti dei film sulle possessioni demoniache, demoni eccetera, ci sta. In questo film praticamente una ragazza viene usata come cavia per degli esperimenti, perché insomma vengono fatti degli esperimenti su questa ragazza che pare abbia delle possessioni demoniache. Il tema è quello. L'albero del male di William Friedkin, che è il regista, è il grandissimo, uno dei tanti maestri assoluti del cinema, regista dell'Esorcista. Eccola. Io non l'ho visto, è assurdo, per anni non mi sono mai cagato questo film qua, per anni mi sono proprio dimenticato dell'esistenza. Adesso ce l'ho e me lo guarderò. È sempre un film che parla di demoniaco, tratto dal romanzo The Nanny di Dan Greenburg. Di questo film venne fatta una versione televisiva negli Stati Uniti, che venne mandata in TV, ma fu cambiato il nome del regista perché Friedkin non voleva che gli fosse attribuito il film. Insomma, non era contento di questo film qua. Allora, magari non è venuto esattamente come lui lo pensava, e posso capire il suo, però non può essere
una totale schifezza. Il nome del regista che venne messo fu Alan Smithy. Adesso devo leggere un attimo perché Alan Smithy, o anche Alan Smithy, o anche Alan Smith T, cioè insomma tutti questi varianti del nome sono pseudonimi che sono stati utilizzati tra gli anni 60 e i 2000 da registi che non volevano che il film fosse attribuito a loro, per dissociarsi diciamo dal film. Comunque il film sappiamo tutti che non è di Alan Smithy ma di Friedkin, e non può essere così tremendo, dai, lo vedremo. Stiamo pur sempre parlando del regista dell'Esorcista. Tra l'altro sul canale YouTube trovate la recensione di Friedkin Uncut, che è un documentario veramente bello, veramente emozionante, con interviste a William Friedkin sull'Esorcista, sul suo lavoro, anche su altri film fondamentali della sua carriera, e vi consiglio di guardare la recensione e il documentario. Poi qui ne abbiamo due fighissimi. Abbiamo Reanimator e Reanimator 2, uno di Stuart Gordon tratto dal romanzo di Lovecraft e anche l'altro tratto dal romanzo di Lovecraft perché è seguito, di Brian Yuzna. Che dire, questi sono cult incredibili. Tra l'altro il sequel è fatto da Yuzna, che è uno che ha partorito film come, adesso vediamo la pronuncia come va, The Society e Dentist eccetera, quindi non stiamo parlando di proprio uno qualunque, quindi bellissimi, anzi li metto così, Reanimator 1 e 2 da avere assolutamente. Ultime due cose, Eden Lake, horror thriller di James Watkins, regista anche di The Woman in Black. È praticamente la storia di questa coppia che viene importunata da degli adolescenti, dei ragazzi, in un bosco, e queste molestie si fanno sempre sempre più pesanti fino, insomma, a mettere proprio in pericolo la loro vita. È un film abbastanza angosciante, trovate la recensione sul sito di Non Aprite Questo Blog, scritta da Alessia Arnold. Come vedete abbiamo finito, ultimo pezzo è questo, Dark Crime. Non l'ho visto e sono veramente curioso. È un film di Alexandro Avranas del 2016 con Jim Carrey, e quindi sono veramente veramente tanto curioso. Probabilmente lo guarderò in lingua originale con i sottotitoli. L'unboxing è finito, vi lascio in descrizione tutti i link per acquistare i film. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, mettete like al video se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.